Bella a tutti ragazzi, sono di noi e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati con un nuovo gameplay di Call of Duty Black Ops 3. Questa partita è abbastanza semplice, sono una quarantina di kills fatte su deathmatch a squadre con lo Shaiva su Combine. Mi piace soprattutto perché ha giocato molto velocemente ed oggi sono qua per farvi un video, tra virgolette, tutorial su come riuscire ad utilizzare al meglio i fucili semiautomatici. Perché ancora non lo dovesse sapere, i fucili semiautomatici sono quelli che sparano con il colpo singolo. Allora, parto dal presupposto dicendo che è la mia tipologia di armi preferite, perché sono quelle che riescono a garantirmi, sia da vicino sia da lontano, una precisione e una potenza di fuoco molto molto alta. E infatti, oddio, ruttino tattico, lol. Scusate, infatti l'arma che più utilizzo su questo gioco e che utilizzo praticamente sempre è lo Shaiva. Allora, in questa partita non stavo utilizzando accessori perché volevo farla d'oro. Sta di fatto che comunque di solito la utilizzo con il mirino reflex, il calcio regolabile e canna lunga. Allora, come utilizzare questa tipologia di armi? I consigli sono di per sé molto pochi, però molto brevi e molto importanti. Allora, la cosa principale da fare per riuscire ad utilizzarle è imparare velocemente la cadenza di fuoco. Cosa vuol dire? Vuol dire che i fucili semiautomatici, soprattutto lo Shaiva, quando si spara troppo velocemente si inceppano. Cosa vuol dire si inceppano? Questo succede anche con quelli a tre raffiche, ad esempio l'M8, che se si spara troppo velocemente, io sparo con R2, se sparo con R2 troppo velocemente mi si impalla perché è troppo veloce. Bisogna imparare il ritmo di quest'arma, ossia qual è la distanza minima che posso far passare da una schiacciata di R2 all'altra. Una volta imparato quello, ragazzi, il gioco è fatto. L'arma è davvero troppo potente e riuscirete ad utilizzarla al meglio. Altro consiglio che posso darvi è assolutamente sparare dal petto in su. Anche se non è facile, sparate dal petto in su. Perché dico questo? Perché comunque i fucili semiautomatici hanno la peculiarità di essere più o meno delle specie di cecchini, ecco. E se riuscirete a sparare ad esempio con lo Shaiva, adesso prendo ad esempio lo Shaiva perché è il primo che mi viene in mente, se riuscite a sparare con lo Shaiva dal petto in su con due colpi più o meno il nemico dovrebbe essere morto. Quindi potete capire che è più o meno giocare con un cecchino portatile e è assurdo davvero. Ultimo consiglio che volevo darvi, molto breve perché come ho detto i consigli non sono molti però penso possano essere fondamentali, è quello di utilizzare il mirino reflex. Come già detto, in sta partita io stavo giocando per fare l'arma d'oro e quindi non ho il mirino reflex, però solitamente andrebbe messo, quindi vi consiglio di metterlo per aumentare la vostra precisione. Infine, in questo ultimo minuto, ragazzi, volevo sponsorizzare un mio amico, che non sa neanche che lo voglio sponsorizzare. Semplicemente è una persona che mi è sempre stata molto vicina su YouTube, ma ha sempre seguito, è un ragazzo molto maturo, anche più grande di me, che fa anche lui bei video di COD, bei commentari molto interessanti, e ho visto che ultimamente magari sta avendo un feedback, un riscontro un po' più basso rispetto a quello che aveva di solito. E mi dispiace perché comunque lui ci mette molto impegno nel fare video, fa dei commentari davvero fantastici e molto interessanti. Quindi vi consiglio di passare assolutamente dal canale che trovate in descrizione, che è quello di Furin. Furin, nulla, da sempre è stato sia un mio iscritto, sia un mio amico, sia un mio compagno di clan. E ultimamente vedevo che faceva comunque i video e magari faceva un po' più fatica a crescere, sempre per questioni penso di tempo, che non ne riesci più a fare tanti come una volta. Comunque adesso queste sono questioni sue, e quindi volevo dargli una piccola spinta, una piccola mano a tornare un po' in alto. Quindi mi raccomando, fatelo per me, passate sul suo canale, iscrivetevi in tanti, lasciate tanti likes al suo ultimo video, lo trovate qua sotto in descrizione. Mi raccomando, fate vedere che ci siete. Infine ragazzi, il video sta giungendo al termine. Domani teoricamente, se dovessi riuscirci, ci troviamo con uno sniping in live. Quindi davvero ragazzi, state pronti che domani si distrugge tutto. Vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento se il video è stato di vostro gradimento. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale che mi fa davvero molto piacere. Stiamo crescendo, che è una cosa fantastica. Abbiamo dei riscontri ai video che mi danno davvero troppa soddisfazione. Siete dei fenomeni, davvero. Vi invito quindi a passare dal canale di quel mio amico che trovate in descrizione. I links anche li trovate sempre qua sotto. Un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Per oggi da Merino è tutto e bella! Un'altra vittoria per l'accordo. Rientrare.